scorie ostili verso Kin a Bologna. Che Kin non credo che sia un bianco, quindi immagino che i cuori siano stati della stessa natura, no? No, beh, sì, no. Sono ostili e gli altri sono razzisti. Sì, che purtroppo è un andazzo. No, non è piangersi addosso, è essere consapevoli di essere ormai al centro dell'attenzione per qualsiasi cosa, molte poi non, assolutamente non vere. Quindi è un bersaglio così, la Lazio. Ormai tutto è concesso. Sì, te l'ho detto, un'arma di distrazione di massa, magari ci sono notizie più importanti per parlare di quello. C'hanno, addirittura io pensavo che finisse là la notizia, invece poi la sera andando a casa pure al TG1... nei titoli di testa, e quando compare là, ma vaglielo a spiegare, perché magari c'è, come si diceva prima, tanti anni fa, per spiegare dei fatti, vai a spiegare, che ne so, alla casalinga di Sondrio, che poi quella cosa non è vera, quella sente la Lazio, i tifosi della Lazio, e rimane là. La notizia è il giro al mondo, anzi, e quindi non puoi più mettere in nell'immaginario collettivo, poi rimane. Sì, non solo, degli esempi, come magari alcuni giocatori poi da lontano dice no, io lì non ci vado perché vedi, magari sono di colore e posso, e quindi anche un ritorno magari indiretto di un danno economico. Esatto, società, esatto, tutta una serie di cose che senza poi dare conto che poi la Lazio giocatori di colore ce n'ha e ce n'ha avuti tantissimi, e non mi sembra che ce ne sia nemmeno uno, che dico uno, che se n'è andato perché ha avuto qualche problema, anzi sono tutti Vinto. Che cosa. E invece poi alla fine non c'ho avuto. Esatto, ma per farti l'esempio dei tifosi della Lazio e quanto possa far male queste notizie non vere, io ricordo il primo anno che siamo stati a Urunzo di Cadore, quando ci siamo fermati a mettere benzina, il benzinaio ci disse: ah, siete della Lazio? E così si dice: sì, siamo venuti qua per ridere, come siete trovati? Tutto bene. Dice: pensa, noi ci avevano detto che arrivava chissà che, eravamo terrorizzati, che ci smontavano il paese. Invece no, è quello che arriva, esatto, ma non è la prima volta che mi capita poi parlando con persone che magari non conoscono bene il calcio o l'ambiente della tifoseria, quindi quello è emblematico. E ti parlo del primo anno di Auronzo e Cadore, che insomma non so passati quanti anni sono che andiamo a Auronzo, ma può essere una decina quasi, dieci anni fa. Quindi questo è emblematico di quanto queste notizie, a chi magari non è attentissimo, perché non tutti interessa magari o il calcio o il mondo del tifo organizzato, e questo è quello che poi ti rimane, anche se poi non è vero quanto male te possa fare. Ma purtroppo è diventata quasi come ormai una moda, no? O comunque, come dice Diagonale, ormai c'è una psicosi, cioè non è possibile un qualcosa del genere. Però secondo me, ecco, per quanto possa essere pure un po' a volte frustrante, perché comunque pensi sempre no, però da altre parti poi non è così, rapportato poi magari nella città dall'altro lato non è così. Però secondo me a un certo punto bisogna pure iniziare a fare un po' orecchie da mercante, perché basta veramente. Ok, sì, ci sono stati cori. Sì, ok, ci sono stati cori. Basta, però cioè, proprio per dargli la vinta. Sì, ok, come dite voi, perché altrimenti non se ne esce più, perché tanto questo è l'andazzo, quindi bisogna ricamarci sempre su. Anche a livello europeo tu passi con una tifoseria comunque fascista, pericolosa, poi vengono qua quelli dei tedeschi. Cioè, ah vabbè, purtroppo vabbè, quello assolutamente niente. No, dico quello purtroppo vabbè, lo estendere poi a livello nazionale, nel senso, perché poi l'italiano è visto in un modo, l'olandese, il tedesco in un altro, su quello poi non ci piove, purtroppo è sempre così. Poi qualsiasi tifoseria italiana che è andata all'estero è sempre passata per italiani, fanno i danni e quant'altro, i tedeschi che vengono qui, ma pure ricordo quelli del Gladbach, vennero qui, sporcizia in giro, panico, però nessuno dice nulla. Hai visto lo stesso peso della Roma che è andata al Liverpool a livello nazionale? È stato trattato un po' diverso, magari la Lazio è andata in campi europei. Ma lì, vabbè, sinceramente quello penso perché sono troppi addetti ai lavori di fede giallorossa, e questa cosa qui è possibile che è solo per tifoseria.
No, è così, no, ma è proprio così perché comunque se ci sono tanti addetti ai lavori che tifano una determinata squadra, ecco qui poi la notizia viene censurata perché magari alla RAI, che notoriamente comunque la RAI è qui a Roma, notoriamente magari ci possono essere più giornalisti di Federromanista, non passa una determinata notizia perché non la fanno passare anche pure per paura, perché magari hanno paura pure o di ripercussioni o comunque può essere anche altri motivi, non voglio per forza colpevolizzarli, però è fatto sta che lo fanno. Quindi non fanno passare determinate notizie, mentre in altre, su altre Vabbè, ci ricavano sopra. in questo caso poi si è superato, penso, qualsiasi immaginario, perché il giornalista, il cronista Rai ha riportato una notizia non vissuta da Da lui, Bologna, ma ha letto un'ANSA. sì. A Bologna, a 200 km di distanza, Quindi, pure di più, che presumo. ha letto un'ANSA che ha preso per vera e lui che stava là No, non ha certo, sì. riportato il fatto che avrebbe dovuto eventualmente sentire lui o vivere lui. No, assolutamente, non è modo di fare questa informazione. Non hai vissuto Esatto, un non è fatto, non modo puoi di fare informazione, testimoniarlo. anche perché il lancio ANSA, sì, è un'agenzia affermatissima l'ANSA, però poi che ne sai che in quel momento, quella notizia, tu stai là, cerca di verificarla, No, no, ma invece di spararla così. è alla Oggi base. Pietro Pinelli, durante una trasmissione della Lazio, ora non ricordo quale, dove interviene lui a Radio 6, mi sembra Pietro Pinelli, okay. Ha fatto un esempio proprio della sua carriera, lui che era inviato a Pescara durante un fatto, durante la morte di Morosini, stava là davanti, diciamo, dove c'era il corpo di Morosini, stavano facendo il servizio e stava là detto da 3 giorni. E gli è arrivata la notizia dalla sua redazione, dice: "Guarda che la salma è stata portata a Livorno". Lui ha detto: "No, io sto qua, non è uscita, quindi cosa sta dicendo?". "No, perché l'ANSA ha lanciato la notizia che è già in viaggio verso Livorno". Dice: "No, guardate, non è così". L'ha portato come esempio che non sempre magari il lancio ANSA può essere dato come notizia giusta e veritiera, e va comunque confermata sul campo. Ma in Questo generale la notizia, a prescindere era un dalla fonte, va esempio, sempre poi verificata, incrociata e verificata. Questa è una delle basi dei tanti no? poi corsi Ritorniamo che ho al fatto. discorso che Certo. diceva lui, però siccome c'è il centro la Lazio, si può sparare tranquillamente, perché tanto poi si può tornare indietro, nessuno dice niente. Poi in effetti questo Sì, purtroppo sì, però ripeto, secondo me bisogna pure iniziare veramente a infischiarsene di tutto ciò. Tanto alla fine è l'opinione comune il problema. Beh, rimane tale. Secondo me la Lazio doveva chiedere comunque ufficialmente le scuse d'estate, dopo quella di Costa ha detto che non c'era nessun intervento, non era possibile fare nessun intervento per quello che era successo, doveva chiedere le scuse dei TG1, dell'ANSA, di tutto quello che era successo. Perché oggi me le devi, oggi ripassi sui TG nazionali e dici la notizia che è stata data era, tra virgolette, una bomba. Eh sì, è un discorso che ci portiamo indietro da molto tempo e purtroppo ogni anno abbiamo delle conferme su questo e questo, sì, è vero come dice Antonio, potremmo tranquillamente dargliela vinta e dire sì, è vero, però poi comunque rimane il discorso mediatico e dell'immagine che ti viene rovinata, per quanto noi ne siamo consapevoli e Antonio ha ragione, non bisogna dargli più di tanto peso. Però comunque l'immagine della Lazio è qualcosa che noi teniamo tanto, se no non staremmo qua stasera, come tutti gli altri tifosi che comunque amano la Lazio. Poi in un certo senso viene rovinata e questo viene macchiata, sono cose che ci danno notevolmente fastidio, però purtroppo. Perché abbiamo pagato per errori nostri, abbiamo fatto gli errori, così, abbiamo pagato. E che pagare per qualcosa che poi alla fine non hai fatto, Sì, oggi sono importanti pure le parole di Arturo Diagonale che è intervenuto proprio per smentire i presunti cori razzisti e antisemiti e ha detto che, leggo una parte del suo intervento, e dice: "Dopo i fatti di Lazio-Torino, per i quali tutti sappiamo che l'udito per un solo sguardo verso il direttore di gara è stato sanzionato, il presidente biancoceleste non può più muoversi né vero. tantomeno parlare essendo nel mirino per il suo rilievo sia politico che mediatico". Qua dico io, pure questa, lui è stato multato solo per uno sguardo 10.000 euro. minaccioso. Io quando avevo letto la motivazione pensavo che fosse andato a spogliatoio, avesse detto qualcosa, invece poi Sono leggendo solo per incrociati davanti allo spogliatoio. avendo incrociato con uno sguardo minaccioso, quindi questa è una parte.
E continua a diagonale, ciò che è accaduto durante l'azione Novara mi fa pensare a una psicosi giornalistica, in questo caso di un organo importante quale l'agenzia ANSA, che per paura di bugare una notizia ne dà un eccessivo ed errato risalto. Certo è che noi laziali, come purtroppo è accaduto con i fatti di Piazza della Libertà, non dobbiamo prestare il fianco, cadendo nel tranello in cui ci attendono. Quindi questo è assolutamente quello che dicevamo Concordo pure in noi. pieno, sì, con il pensiero di diagonale, Non dobbiamo assolutamente. prestare il fianco, dobbiamo essere compatti e uniti, essere molto intelligenti in questo momento in cui ci sono i fari puntati per tutto quello che è successo un po' su tutto il mondo del tifo, ma ancora di più penso su di noi perché vedendo quello che è successo la lente, cioè l'ingrandimento sta proprio puntata su di Sì, noi. sì. È un discorso che richiederebbe tantissimo tempo, per adesso facciamo una pausa, Antonio, in modo da preparare il prossimo collegamento telefonico. Questo è il Nido delle Aquile, sono le 21:39, siamo su Radio Roma Futura. Però ci dà fiducia perché siamo in un buon momento, stiamo giocando bene a calcio e quindi sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Avevamo delle buone indicazioni dal campo, la doppietta di Immobile, si è mosso bene Milinkovic-Savic, bene anche Luis Alberto. Nel secondo tempo, poi dopo lei ha messo anche Berisha per fargli acquisire minutaggio e intensità, e ci sembra insomma che la squadra abbia girato. Sì, no, sono stati bravi. Secondo tempo abbiamo avuto l'unica pecca di non concretizzare. Poi, insomma, nelle ultime 5 partite abbiamo preso 3 gol, 3 gol su calcio di rigore. Mi sarebbe piaciuto non subire gol, però è successo. Come ho detto, secondo tempo c'è rammarico di non aver trovato il gol, però sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, di chi è subentrato, che non è mai facile subentrare sul 4-0. Ho raccolto cose positive da questa partita. Domande da studio per Inzaghi? Sì, nel pre-partita Igli Tare ha detto che si va verso uno sfoltimento della rosa e ha allontanato l'ipotesi Zappacosta. È possibile fra quelli non proprio felici in questo momento ci sia anche il vicecampione del mondo Milan Badel che voci dicono possa aver chiesto di essere ceduto? Ma, nessuno mi ha chiesto personalmente di essere seduto. È normale che tutti quanti i giocatori vorrebbero giocare. Io ho 26 giocatori di movimento più 3 portieri. E diciamo che mi spiace doverne addirittura mandare in tribuna qualcuno, non poterlo far allenare di continuo con la squadra, perché purtroppo siamo in tanti. Qualche giocatore che è in più, vedremo se riusciremo a piazzarlo, se sarà contento della destinazione. Io devo andare avanti, ho un gruppo di veri professionisti che si impegnano tutti. Poi è normale che da allenatore si debba fare delle scelte, e le scelte, insomma, in questi 4-5 mesi si sono viste. Domande flash da Marco Tardelli e Gianni De Biasi per No, Simone Inzaghi. io ho sentito Igli che ha detto che vogliono sfoltire la rosa, ma tu vorresti qualcuno in una posizione del campo che a te servirebbe molto? Ma sai, con la società c'è un continuo confronto, come sia, è normale che se ci sarà, se qualora ci fosse la possibilità, senz'altro qualcosa si farà. So che stanno lavorando per me, spero che possa arrivare qualcosa, ma insomma, Ma in che zona del campo? Un esterno, un ma esterno. è sicuramente un esterno. Poi dobbiamo vedere a seconda di, come ha detto il direttore, a seconda di chi esca da noi a seconda dei ruoli. Però senz'altro, se faremo qualcosa, lo faremo per migliorarci, perché è l'obiettivo di tutti e quanti. De Biasi. Ciao Simone, Ciao mister, buon buonasera. anno. Grazie. Niente, volevo chiederti, gli esterni ovviamente nel tuo sistema di gioco hanno una rilevanza importante al di là di tutti gli altri giocatori e probabilmente un consumo energetico notevole. Lulice lo prevedi eventualmente a destra con la promozione a sinistra di colui che ha giocato oggi, non mi viene in mente il nome. Ma io diciamo che ho la fortuna di avere un giocatore come Lulic che Lukaku. in questi 2 anni e mezzo sta facendo grandissime cose qui con me. Lui è abituato a giocare della corsia di sinistra, è un'opzione che vedrò per altre 2 partite, perché non dimentichiamo che abbiamo Marusic che nell'ultimo mese era in grandissimo progresso, l'ho visto bene, come l'ho visto bene oggi. Purtroppo ha commesso una sciocchezza contro il Torino di farsi espellere per prendere 2 giornate, quindi all'occorrenza potrei utilizzare anche Lulic a destra, non dimenticando che abbiamo Patrick che
è un giocatore che ha fatto ruolo più volte e ha sempre fatto il proprio dovere in questi 2 anni e mezzo. E a sinistra abbiamo Lukaku e Durmisi, che sono stati un po' penalizzati nei primi 4 mesi da infortuni, però adesso stanno tornando. Oggi Lukaku ha fatto 60 minuti nel migliore dei modi, e poi penso che anche Durmisi nell'ultima mezz'ora mi abbia soddisfatto in pieno. Ciao Simone, volevo rifarti un'altra domanda. Sì, prego. Non è assolutamente polemica, no? Ma il rigore che hanno dato al Novara, cioè, come fa il giocatore a tirargli al braccio?